Hola, io sono Marcus Cron e benvenuti in questo nuovo Mod Spotlight. Signori, vi presento la mod di cui non ricordo il nome, ma credo ci sia tipo cavalca e ragno all'interno e che voi potrete sicuramente comodamente leggere nel titolo. Bene, memoria mia. Signori, questa mod ci permette di addomesticare i signori ragni ed utilizzarli come cavalcature, poderose cavalcature. A cosa serve questa botola? Non lo sapremo mai. Allora, cosa facciamo? Bene, è molto semplice, possiamo provare a fare lo spider food, cioè carne secca con intorno stringhe o anche rotten flesh, very good, però ce ne dà soltanto una, il cibo normale ce ne dà tre, oppure provare a fare il golden spider food, che è praticamente lo spider food con dei lingotti d'oro intorno. E che cosa cambia, miei ragazzotti? Oltre a curare le ferite degli spider in maniera differente, migliore quella del golden, ci garantisce una probabilità di addestramento, di tame, molto maggiore. Allora, io sono un tizio e becca un simpatico ragno. Bella ragno. Ok, niente. Oh, lei ha domesticato. Very, very good. Nel momento in cui ha domesticato, anche se mettessimo in peaceful, non sparirà. Quindi, ottimo. Allora, andiamo a vedere che cos'altro c'è da fare. Spider Saddle, la sella per lo spider. Si fa con i pantaloni di leather e di iron, pelle e iron. Devo dire che è molto più facile, perché se avessero messo le selle sarebbe stata davvero una grossa rottura di coglioni. Quindi noi andiamo... Dov'è? Dov'è Ciccio? Ciccio... Il problema è che si muovono sti deficienti. Ciccio... Ciccio! Dov'è andato? Dove sei, Ciccio? Guadagno, dove sei finito? Guadagno? Vabbè. Mi dispiace, Guadagno. Evocheremo quello piccolo. Ok, tamizziamolo, come potete vedere al primo colpo, yeah. Shift tasto destro, ho detto. Ci abbiamo uno slot per metterci la sella. Oppela, eccola qua. E possiamo cavalcarlo. Ovviamente abbiamo i superpoteri dei ragni, tranne quello di non poter salire là sopra. Vediamo un po'. Ecco qui una parete che fa il caso nostro. Ma non ce l'ho più. Ah, ma me lo so tolto. Che scemo. Vieni qua. Vieni qui da papà. Andiamo. Ah, ovviamente sì, se premete shift, dismount. Voilà. Bellissimo, ma bellissimo. Ma è meraviglioso. Attenzione che i ragni comunque subiscono i danni da caduta, quindi... Quindi. Se saltiamo, adesso il nostro amico ha 30, arriva a 16. Con il cibo possiamo curarlo. Vediamo un po'. 3 oppure 11. Dove vai, Ciccio? Vieni qua. I ragni piccolini sono un po' più lenti dei ragni grandi. Dove sei? Vieni qua. L'ho notato nella corsa, ma non saprei dirlo se nella salita. Forse nella salita sono più veloci quelli piccoli. Ma, curiosità. Comunque, voi come potrete notare, possiamo mettere le armature. Allora, esiste l'armatura di tutte e quattro le categorie. Soprattutto la cosa bella è che non hanno implementato oggetti del cazzo. Nel senso, è sempre questa resipe con una string. Quindi... sempre questi diamanti con una string, ok? Sono 8 se non sbaglio. Vieni qui, Ciccio. No, non voglio salire sopra, voglio shift destro. Ci possiamo mettere l'armatura di diamante. Guardate che carino che è. Bello. Ora, perché mettergli l'armatura? Soltanto perché tipo aumenta la sua resistenza alle cadute e queste cose qua? Potrebbe essere, ma in realtà perché questo qui è un ragno, miei signori, è un ragno da guerra. Vieni qui, non ti nascondere, che appena sentito che stiamo andando in guerra, ci mettiamo cinesi e ci mettiamo dei zombie. Ci mettiamo dei zombie pigman, no, degli zombie normali e mettiamo notte. Quindi patalin, forse ne ho messi tipo troppi e starò per morire. Ci prendiamo questa sword. Come vedete non attacca. Perfetto. Nel momento in cui ci saliamo. Aspettate. Che i suoni sono sempre troppo alti. E io. Ah! Attacco questi. Vediamo. Vedete un 1? È lui che spara delle cose. Non ho idea di che cosa stia sparando. Ma cazzo, è figo. Ah, ma io ho usato la spada di ferro. Ma perché non corre via? Corri via! Corri!
Rieccoci, diciamo che forse la folla megagalattica di zombie non era il quello che... Scappa! Non era, diciamo, l'esempio pragmatico, però possiamo utilizzare questo. Guardate, guardate, lo sta picchiando, come potete vedere. Tra l'altro, cosa sono quei cuori laggiù? Adesso ce li ho? Adesso no. Ah, ci fa vedere la vita del tizio, ma è meraviglioso, ma è fantasticoso, è bellissimo. Sta a merda, poraccio. No, non è vero, non... è tipo la vita totale. Muori! Ah, mi sa che questo è addomesticato, poverino. Vabbè, ragazzotti, questa mod in realtà finisce qui. L'ho trovata molto molto carina ed effettivamente avere una cavalcatura diversa e molto 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 particolare come un super ragno potrebbe essere interessante per la mod, per il mod pack che andremo costruendo e per cui non vi dirò alcunché. E poi avere dei ragni pacifici che gironzolano per la... Perché non mi fai salire? Ah, con la spada non ti piace. Che gironzolano per la mia abitazione è uno dei miei sogni. Soprattutto nel caso in cui io possa essere Spider-Cron. Vabbè, il link della mod è in descrizione, io il nome non me lo ricordo nel momento in cui sto registrando, non mi va di mettere in pausa. Se avete altre mod interessanti per la Shallagraph 2, scrivetelo nei commenti. Bella per voi. Ciao dal ragno.